dalla stazione di Nocera Superiore che vedete alle mie spalle, che partirà il piccolo viaggio del Vescovo della Diocesi di Nocera Inferiore Sarno, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giudice, insieme ai giovani, un viaggio che attraverso tutta la diocesi, che attraverserà le 6 foranie fino ad arrivare alla parrocchia Regina Pacis di Angri, dove verrà consegnata simbolicamente una lettera ai 72 rappresentanti giovani delle foranie, la lettera del Vescovo di Natale, che simbolicamente dovrà essere poi consegnata anche ai loro coetanei. Accompagnerà personalmente questi giovani, ha già detto in un'altra intervista, la Chiesa non si serve dei giovani, in questo caso lei l'accompagnerà a compiere con loro questo viaggio. Ho detto questo perché anche guardando lo scenario politico e sociale in questi giorni ho visto che ritornano i fantasmi, ritornano i cadaveri, abbiamo perso l'attenzione ai giovani che possono ricominciare. Anche noi siamo stati giovani, anche noi abbiamo sbagliato qualche cosa e se il mondo non va bene, penso che è anche colpa mia, anche colpa nostra. Allora dare fiducia ai giovani significa investire su di loro, accompagnandoli, però oggi ho l'impressione che ci sia un poco di, come un freno verso questa attenzione giovanile. Allora la Chiesa, che alla scuola del Maestro Giovane del Signore, cerca di fare questo. Anche se sono certo e sono cosciente che questo non è che risolva il problema del mondo, oppure l'evangelizzazione si risolve con questo piccolo viaggio, ma sicuramente è un segno. Nei segni ci sono anche i sogni. Parliamo anche della comunicazione, infine una battuta, perché lei ha lasciato il messaggio ai giovani, una lettera ai giovani, si parla tanto di comunicazione, il Papa ha anche esordito con i social network, recentemente con Twitter, c'è bisogno di comunicare anche costantemente con i giovani in un'epoca dove la comunicazione si fa davvero molto importante, anche rapida. La comunicazione è rapidissima, prima di fare questo viaggio gli altri già lo sapevano, già l'avevano comunicato e magari ancora non l'avevo scelto. Oggi è così e ci sono delle modalità di comunicazione che sono bellissime, sono nuove, ma ci sono anche quelle tradizionali come una lettera, un foglietto, un biglietto, che richiede più meditazione, perché nella comunicazione immediata, virtuale oppure diciamo troppo supersonica, qualche volta dimentichiamo il contenuto e andiamo soltanto al mezzo della comunicazione. Un messaggio lasciato dal Vescovo in persona, come giovane, come ha colto questo messaggio? Sicuramente è un segno forte che il Vescovo ci vuole dare, perché c'è vicino, ci chiama e spesso appunto ci ha chiamato per nome, per cui questo messaggio è sicuramente importante per tutti i ragazzi della diocesi e penso che possa essere appunto un simbolo importantissimo per quanto riguarda questo Natale, ma anche per una diciamo nuova visione diciamo della Chiesa. Francesco ha lasciato questa lettera affinché i giovani poi possano darla anche ad altri giovani. E come ha accolto questo compito? Sicuramente è un compito difficile, soprattutto perché ci ha proprio richiesto di farlo ai non credenti, no? Coloro che sono un po' lontani. Noi speriamo di iniziare a dare questa lettera a queste persone, insomma, e speriamo che la accolgano o meglio iniziano a leggerla. Poi il risultato si vedrà, sarà Dio appunto a decidere che cosa ne traggono. Ultima domanda, come ti stai preparando per il Natale? Personalmente spero di vivere questo Natale meglio dell'anno scorso, sì, e diciamo di valutare quel gradino in più che ci viene un po' richiesto in un certo qual modo. Il Vescovo ha lasciato questa sera un compito ai giovani, un compito non facile, un suo messaggio da dare ai vostri coetanei, credenti anche non. Come avete accolto questo incarico? Siamo sempre contenti quando il Vescovo ci chiama, perché riscopriamo la gioia della chiamata del Padre e quindi accogliamo con gioia anche questa nuova missione che ci ha dato stasera, ci ha consegnato, e consegneremo la lettera in primis a chi non crede, proprio perché per far capire chi è il Vescovo di questo.
questa diocesi, soprattutto il messaggio che lui porta, che è quello del nostro Signore. Stessa domanda, quali sono poi le difficoltà che potreste incontrare? Beh, innanzitutto le difficoltà sono quelle di non trovare cuori predisposti ad accettare questo messaggio di Natale, che in fondo è un messaggio di speranza, è la gioia che arriva una luce e questa luce bisogna portarla nel cuore e poi trasmetterla agli altri. Speriamo di riuscire con questo breve simbolo, questo breve gesto, a riuscire a trasmettere un po' quello che noi portiamo nel cuore, che cosa è veramente l'avvento e la venuta di Gesù sulla terra. Generalmente abbiamo chiesto anche a qualche adulto il perché i giovani non si avvicinano alla Chiesa, ma a chiederlo a un giovane, che diciamo ha un punto di vista soggettivo? I giovani vogliono fare e non soltanto essere, e quindi vogliono gesti concreti e credono poco nella Chiesa per diversi avvenimenti che tutti conosciamo. Forse dovrebbero riscoprire prima l'essere, perché dall'essere riusciremo sicuramente a fare quelle azioni concrete di carità, di giustizia, di pace che i giovani oggi cercano. Ultima domanda, come giovane come ti stai preparando al Natale? Beh, innanzitutto, come bene che sia, cercando di andare a seguire la novena, quindi di seguire quello che è il precetto natalizio. E poi soprattutto, però, al di là di tutte queste attenzioni liturgiche, ci vuole soprattutto la disponibilità del cuore. Lenz, a conclusione di questo lungo termine di viaggio, magari una tappa di un viaggio ben più lungo, abbiamo fatto riferimento anche ad un ragazzo, un padre giovane scomparso ad Angri. Certo, non potevo cominciare stasera la preghiera con i giovani se non facendo riferimento a questa tragedia, questo giovane padre che ieri è saltato in aria e con tutta la sua vita, lasciando qui la moglie, il bambino, il fratello che ha reagito in modo diciamo anche forte. Questa attenzione a questo papà giovane dà concretezza anche alla nostra preghiera. La nostra gioia cristiana è segnata sempre dalla croce, però ringrazio i giovani perché in questa cordata, in questo cammino, danno speranza a coloro che vivono momenti di grande disperazione e di grande difficoltà. Come i magi, anche noi adesso ritorniamo per un'altra strada, le strade sono sempre quelle addobbate, illuminate, ma che siano illuminate le strade del cuore e della vita. E si conclude qui questo piccolo viaggio del vescovo e dei 72 giovani della diocesi di Nocera in Inferiore Arno, che porteranno il messaggio del prelato a tutti i loro coetanei, credenti e non.